20 punti e 7 rimbalzi. Il migliore comunque dei suoi dal punto di vista realizzativo. Jordan Howard si ferma contro Spies, sul tiro è corto il rimbalzo di Watt. Più 2, palle in mano per Venezia. Ormai siamo entrati nel momento decisivo. 100 secondi al termine del 40 minuti regolamentari. Jason Granger in punta per Spissu, che subisce il fallo da Stewart. Questa volta non se ne lamenta Stewart. Due liberi per Spissu, eccola qui la percentuale con la quale si presenta in questo viaggio. Va a realizzare il primo viaggio in lunetta. Nei 23 minuti giocati, 8 punti per Marco Spissu. Due su due, in automatico. Un po' di serenità per Spacchia, che però adesso deve tornare a lavorare sulla sua difesa. Michino per Stewart, dentro Zerini nell'angolo per il tiro di Howard. È meno uno. Zerini sembrava aver esagerato con quel passaggio, perché aveva lo spazio completamente libero per andare a canestro. Howard però ha fatto quel che si dice banalmente, un punto in più. Adesso però il fallo di Michino su Granger, anche il francese si lamenta. Più di una volta lo ha fatto Michino e non si può fare. Jason Granger, 85% in stagione, segna il primo. Un minuto e 8 secondi al termine, 2 su 2, glaciale anche Granger. Più 3 per Venezia, 87 a 84, ma solo 31 punti segnati da Venezia nella ripresa dopo il fantastico 56 fatto realizzare all'intervallo. Fallo su Zerini da parte di Spissu, 2 tiri liberi per Zerini, 2 liberi per Andrea Zerini. Dal 2020 a Napoli, anche lui uno degli eroi della promozione, realizza il primo. E anche il secondo, tra l'altro 75% in stagione, 87 a 86, Spissu per Jordan Parks, di nuovo il pallone per Venezia, Spissu dalla media distanza, che canestro del playmaker della nazionale, Marco Spissu. 89-86, Michinou lo attacca, va fino in fondo sfruttando la differenza fisica. Sfrutta il canestro per andare a meno uno e adesso potrebbe essere un'azione a testa. Classico 2 per 1 alla NBA fatto da David Michinou. Spissu attacca dalla media, poi lo scarico, non se ne sentiva di tirare. Si affida Watt, Venezia contro Zerini, lo scarico per Jordan Parks, sbaglia il rimbalzo di Napoli. 10 secondi, Michinou attacca il ferro, va fino in fondo, sbaglia anche Michinou. Deve andare a fare fallo Napoli. Michinou ha provato ad andare a prendersi o il canestro o il fallo in transizione. Dopo il canestro realizzato in precedenza ne è venuto fuori un pasticcio obiettivamente. 4 secondi al termine. In ogni caso non è l'ultima possibilità per Napoli per provare a anche a vincere la partita eventualmente. Ora vedremo questi 2 tiri liberi. Spacchia, chiesto il challenge per verificare che il fallo non possa essere portato ad antisportivo. Questo ovviamente cambierebbe la faccia del match, perché vorrebbe dire 2 tiri liberi e palla in mano per Venezia. Viceversa invece il pallone
sarebbe di Napoli. E dunque, visto che il challenge si può utilizzare una volta nel corso della partita, corretta la scelta di Spachia. Pancotto si confronta con i suoi assistenti. Normale fallo di gioco, gli arbitri non cambiano idea. Saranno due tiri liberi dunque per la Reyer Venezia. Esce Spissu per Venezia, dentro Michael Bramos, per cercare di avere giocatori che possono tutti cambiare su tutti e avere un fisico più o meno pari. Jason Granger in lunetta a segnare l'undicesimo punto della sua gara. Più due, 4 secondi al termine, un tiro libero segnato da Granger, ovviamente time out di Pancotto, 4 secondi da giocare. Michinou fa la rimessa e Mitchell Watt a oscurarla questa rimessa, più alto di Venezia, Zerini, è lui che si prende l'incarico, la tripla della parità di Andrea Zerini. Aria di supplementare al Palabarbuto. Spachia ha chiamato time out. Può ancora succedere di tutto. Sain spiega ad Howard che non può mettere né mani né corpo oltre la riga. Borgioni avvisa che qualsiasi fallo quando la rimessa non è ancora in campo dà luogo a un fallo sulla rimessa e dunque un tiro libero e palla a chi lo subisce. Watt dalla media! Mitchell Watt col canestro che gela letteralmente il Palabarbuto. Ora gli arbitri andranno a controllare. Gli arbitri ancora controllano, ma il replay è eloquente. Bisogna anche capire quanto manca, ma è finito il tempo, giustamente. Il canestro di Watt è valido. Quinto successo consecutivo dell'Umana Reyer Venezia, 93-91, ancora l'esperienza, la resilienza degli Orogranata per vincere questa partita.